Non è più una semplice suggestione di mercato, è una vera e propria trattativa alle prime fasi, ma con la Sidigas Avellino che si è posta un obiettivo: riportare Joe Ragland in Irpinia. Non sarà facile perché sul playmaker di West Springfield c'è l'interesse di diversi club europei. Dopo aver spostato gli equilibri in Italia nell'esperienza in biancoverde, Ragland si è confermato su Arti Standard con un ruolo diverso nelle rotazioni, risultando protagonista in canotta Lokomotiv Kuban. Con il club di Krasnodar, l'esterno di passaporto liberiano ha sfiorato la Eurocup, persa nella finale giocata contro il Darussa Faka di coach David Blatt. L'addio al loco ha riacceso il primo interesse dei biancoverdi, ma Ragland è poi parso vicino alla firma con lo Zenit San Pietroburgo. L'imminente accordo è stato poi smentito dall'agenzia dell'ex Sidigas, la TCA, che ha dichiarato la volontà di studiare la miglior soluzione per il suo assistito. Una pista calda è certamente Avellino, che può contare sull'intenzione del giocatore di un rientro al Pala del Mauro, dove è stato leader indiscusso. La proprietà biancoverde aveva già provato a confermarlo nella passata stagione, prima dell'offerta monster del Lokomotiv. Ore calde sul fronte Ragland con ulteriori sviluppi nelle prossime ore, ma la Scandone è chiamata a velocizzare altre soluzioni, come gli arrivi di Kiefer Seitz e Caleb Green, con l'aggiunta del rinnovo per Amadine Diaye.